Da ex mercato coperto a centro informativo della Terra d'Arneo. Il GAL presieduto da Cosimo Durante porta a nuova vita il vecchio complesso di Via Mameli, a Veglie, chiuso da 25 anni. Una cerimonia in grande stile per il taglio del nastro della sede del gruppo d'azione locale tra i più attivi in Puglia. La struttura diventerà il punto di riferimento per le aziende e i nove comuni del Gall. Sarà un centro didattico informativo a tutti i livelli in collegamento con le scuole e con gli altri nove centri informativi collegati con gli infopoint dei nove comuni di Terra d'Arneo. Siamo fortemente convinti che attraverso la digitalizzazione, l'innovazione, l'agricoltura e il turismo può avere veramente un'evoluzione una prospettiva notevole. Oltre agli uffici e a una grande sala conferenze, il centro informativo ospita il laboratorio dell'emigrazione di Terra d'Arneo, uno spazio dedicato alla raccolta di storie e testimonianze sull'esperienza migratoria del territorio. Un ritorno alle righe per guardare in avanti, per dare una prospettiva a quei ragazzi e a quelle ragazze che stanno in questi territori e che eh, pensano e che guardano all'uso delle risorse comunitarie in termini positivi, non per distribuire prebende ma per creare opportunità per il territorio e per i cittadini che abitano questo territorio.